Epilogo non scontato, ma molto positivo per la storia della Mandelli, la storica azienda di meccatronica di Via Caorsana, che torna ad essere interamente piacentina e passa dal gruppo Riello alle mani di Walter Alberici, presidente di Allied International, con una vocazione speciale per trattenere e valorizzare le aziende e i marchi del territorio. Ho saputo che l'azienda era in procedura di concordato. Mi sono informato in Confindustria se c'erano altri imprenditori piacentini che erano interessati all'acquisizione. Mi hanno detto che non c'era nessun interessato, particolarmente interessato, ho pensato bene di cercare di salvare un marchio storico e di fare un po' di diversificazione con quello che fa il nostro gruppo, anche se in una parte c'è una sinergia. La Allied non è nuova ad acquisizione di aziende in difficoltà. Cercheremo, come abbiamo fatto per tutte le altre aziende che abbiamo acquistato, che non erano in buone condizioni, la Tectubi Raccordi, oppure la Bassi Luigi, di rilanciarle. I termini prevedono che sia conservato il posto di lavoro di tutti i dipendenti, 49 in questo momento, e vi sia continuità delle macchine installate. Faremo una campagna per cercare di far tornare chi è fuoriuscito dalla Mandelli, per farli tornare da noi, farli tornare a casa, perché avremo intenzione di portare la Mandelli, se non dico ai fasti degli anni 70 e degli anni 80, ma comunque di rilanciarla. Quindi è anche un appello ai bravi tecnici che sono fuoriusciti e un invito a rientrare.